Diversi sono i personaggi che ruotano all'interno dell'app. La prima figura è quella dell'installatore che installa e configura il dispositivo. Successivamente nomina l'amministratore. L'amministratore, che può a volte coincidere anche con l'installatore, è colui che amministra il sistema, quindi è una figura molto importante. Successivamente abbiamo due tipologie di chiavi: la chiave proprietario, che è una chiave che ha una durata di 10 anni ed è una chiave che non è tracciabile. Questo vuol dire che se io ho una chiave proprietario, nessuno può controllare i miei accessi. Diversa invece è la chiave ospite. La chiave ospite è una chiave che, come dice la parola stessa, può essere controllata e tracciata. Vuol dire che se io mando una chiave ospite a un mio amico, posso vedere quando effettua l'accesso o posso dare un calendario. Per esempio, il personale delle pulizie posso decidere che abbia l'accesso solamente in determinate fasce orarie. In quell'arco di tempo lui o lei ha la possibilità di accedere e io riceverò una notifica tutte le volte che effettuo l'ingresso. Passiamo adesso all'attivazione dello Sclack Unit. Scarica l'app dallo store e premi su Installa Sclack. Se hai già l'account, accedi alla tua area privata. Premi il tasto Installa dispositivo e inserisci il codice installatore di 12 cifre che trovi all'interno della scatola. Premi su Verifica codice per registrare o accedere al tuo account. Il codice è univoco e può essere utilizzato una sola volta. Inserisci i tuoi dati e concludi la registrazione con l'autentificazione a due fattori, che rende il proprio account ancora più sicuro. Al termine della registrazione puoi vedere lo stato dei dispositivi Sclack presenti nel raggio di 10 metri. Seleziona lo Sclack Unit da attivare, premi il pulsante Identifica e a questo punto il LED dello Sclack lampeggerà per 3 volte. A questo punto premi su Installa serratura per programmare il dispositivo. Segui i 4 step successivi. Testa serratura, verifica se Sclack Unit funziona. Configura nome e posizione. In questa fase si geolocalizza il dispositivo. Inserisci il nome del dispositivo ed eventualmente una descrizione. Seleziona l'automazione da attivare, serratura, cancello elettrico o sara cinesca e puoi premere su Procedi per confermare. Seleziona il tasto Accessori per associare l'accessorio tastiera, se è presente. Per la tastiera, per esempio, premi sul pulsante più e seleziona Keypad. A questo punto puoi decidere quanti codici di attivazione caricare su uno Sclack Unit e il numero di cifre per ciascun codice. Premi su Salva e Continua e concludi seguendo le indicazioni di aggiornamento sull'app. Prosegui l'associazione della keypad, premendo contemporaneamente i tasti asterisco e cancelletto fino a quando i LED sulla tastiera lampeggiano. A questo punto premi Abbina e completa l'associazione. Seleziona infine Imposta amministratore dal dispositivo. L'amministratore gestisce il dispositivo ed è l'unico che può nominare i proprietari. L'amministratore può essere l'installatore o una persona terza. Se l'amministratore non è l'installatore o il proprietario, riceve l'invito via mail, SMS o WhatsApp.